Hare Krishna. Hare Krishna. Infatti, quando si canta Hare Krishna, che yagya o il sacrificio per questa era, Krishna spiega nella Bhagavad Gita, quando si fa yagya, viene la pioggia. E nella pioggia per coltivare la terra, per portare cereali, grani, per mantenere tutti gli esseri viventi. Forse abbiamo cantato un po' troppo, non so. Allora, oggi è il giorno più auspicioso di tutto l'anno per noi, devoti di Krishna, Dio la persona suprema. E uno potrebbe chiedere, ma perché Dio deve venire qua in questo mondo? Qui siamo nel mondo materiale, mondo di illusione, mondo di falsità, il mondo di sofferenza, luogo di nascita e morte, vecchiaia, malattia. Qualcuno qui dice: ah, dimenticata da Dio. Ma non è dimenticata da Dio. Anzi, Dio espande, Krishna espande in un infinito di forme, nel cuore di tutti gli esseri viventi come noi che ci siamo caduti qua, venuti qua per nostro desiderio di abbandonare Dio. Siamo noi che abbiamo dimenticato Dio. Dio non dimentica mai le sue parti particelle, di tutti gli esseri viventi che sono parte di Lui. Lui si ricorda costantemente e in un certo senso soffre di vedere noi qua a soffrire lontano da Lui. Per questo motivo Lui scende di era in era. Adesso leggo. Lui stesso dice personalmente perché viene qua in questo mondo. Nel quarto capitolo della Bhagavad Gita: Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyutanama dharmasya tadatmanam srijamyaham. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo c'è un declino dei principi religiosi e un incremento dell'irreligione, o eredi di Bharata, scendo in persone. Poi paritranaya sarunam vinasya chatushkitam dharma sangstapanartaya sambhavam yuge yuge. Hare Krishna. Vengo di era in era per liberare le persone pie, annientare gli empi e ristabilire i principi della religione. Questo è sono i motivi esterni, pratiche, perché Krishna scende in questo mondo. Qui ovviamente non manca di decline di principi religiosi. Non manca persone empi, perciò Krishna scende in questo mondo. Previste dalle scritture tanto tempo prima che Krishna scenderà in questo mondo, ma viene in particolare per motivi principalmente per salvare i suoi devoti. È spiegato che per uccidere gli ottenebrati, i demoni, Asura, non c'è bisogno di che Krishna vieni personalmente, ma con le sue espansioni, con le sue energie anche materiali, si fa subito a distruggere le persone ottenebrate. Non è per quello che lui viene di persone, Krishna, nella sua forma originale. E lui non scende come noi. Noi cadiamo, giriamo la spalla verso Dio e entriamo, e Dio stesso crea questo mondo materiale per noi, per cercare di soddisfare i nostri desideri indipendenti, lontano da Lui. Per questo motivo, quando noi cadiamo, entriamo nelle energie materiali e siamo coperti dal l'energia inferiore del Signore,
mamma Maya, la sua energia illusoria, noi siamo coperti da questa energia, che vogliamo essere coperti di questa energia illusoria, vogliamo dimenticare che siamo parte del Signore e vogliamo cercare di vivere un'illusione di godere separatamente da Lui. E così noi siamo costretti, forzati di essere coperti di un corpo materiale, a nascere, invecchiarsi, ammalarsi e morire, lasciare finire questo corpo materiale e prendere un altro. Invece Krishna, il Signore, quando scende in questo mondo, non cade in questo mondo, non è costretto di entrare in questo mondo, non è coperta dalla sua energia materiale, perché la sua energia materiale è inferiore a lui, così è sotto il suo controllo. È completamente errato di pensare che Krishna è una persona come noi. È una persona come noi che c'è un corpo materiale, che è un'illusione, poi quando si libera dall'illusione diventa Dio. E così anche noi possiamo fare le stesse cose. No, questo è totalmente falso. Krishna non è mai sotto l'illusione, non prende un corpo materiale quando entra in questo mondo, scende nella sua forma originale, nella sua forma originale spirituale, sua forma spirituale completa, piena di, con tutte le sue qualità, opulenze, potenze, in pieno. Hare Krishna. Shishi Gornitai ki jai, Shishi Radha Govinda ki jai. E scende specialmente, viene in questo mondo specialmente per aiutarci, per noi, e in particolare per dimostrare i suoi passatempi, le sue attività, per attrarci, per tornare ai nostri dimori originali, tornare a casa, tornare da dove veniamo, dal mondo spirituale. Ma per attrarci dimostra, fa attività, dimostra le sue attività e passatempi, quelle che fa nel mondo spirituale. Così diventa attraente. Per questo Srila Prabhupada era così desideroso, sentiva una grande urgenza di diffondere questa informazione, di far sapere alle persone, alla massa di gente che esiste un mondo spirituale, esiste un'altra dimensione, esiste una realtà spirituale infinitamente più bella di questo. Così possiamo sviluppare un'attrazione e desiderio di andare. Se io non sai niente di un luogo, se io lo dico spesso questo esempio, se uno vuole fare un viaggio, andare da qualche parte, quando vai, se entri in un'agenzia di viaggio, è pieno di plan, di cataloghi, di foto. Perché? Per farti vedere che questo posto è bello. E se tu guardi tutte le foto dei posti tropicali belli, con alberi, di palme, di cocco, ti viene vuole desiderio di andare. Se entravi in un'agenzia di viaggio, c'erano i muri bianchi, non c'era nessun catalogo e loro erano solo lì, vuoi andare da qualche parte? Sì, dove? Non lo so. Dimmi tu, c'è un posto bello, se vuoi andare si può andare, ma com'è? Non lo so. Cosa faresti? Io mi girerò, uscire dal negozio e cerco un'altra agenzia di viaggio. E Krishna, quando scende proprio per attrarci, perché abbiamo dimenticato di lui, e maggior parte di noi pensiamo che è tutto qui. Questo mondo è tutto, la mia vita è qua. Non c'è niente al di là di questo pianeta. I nostri scienziati, cari scienziati, ci dicono che
oltre queste pianete, le altre pianete, non c'è nessuno, non c'è niente, è tutto qua, e tu non sei un'anima, sei solo questo corpo, un agglomerato di chimici, e quando finisci questa vita, è finito, e con questa prospettiva, la vita è molto triste, come sperimentiamo in questo mondo, che non c'è niente oltre, non c'è niente dopo, c'è solo qua, e qua è un caos. Dov'è la felicità? Dov'è la prospettiva di trovare felicità? Invece Krishna, che ha creato questo mondo, che sa benissimo, manda la conoscenza vedica all'inizio della creazione, che ci spiega che esiste una realtà vero, eterno, pieno di felicità, e noi siamo eterni, non c'è solo questa vita. Queste informazioni contenute in questi testi che ci ha dato Srila Prabhupada ci libera da tutta la sofferenza in questo mondo. E Krishna fa apposta di venire. Non solo di venire e salutare tutti e tornare al mondo spirituale, ma viene e si svolge tantissime attività, passatempi meravigliosi, al di là di nostra. Noi pensiamo, qualcuno mi diceva oggi, quella prima volta che l'ho letto questo libro di Krishna, ho cominciato a leggere e pensavo che è una mitologia, è una cosa di fantasia, ma. In realtà, questa è la realtà, questo mondo in cui stiamo vivendo, questa è la fantasia, la mitologia, perché è un'illusione. È l'illusione di pensare che questa possiamo trovare felicità, qualcosa eterno qua. Questa è l'illusione, questa è la fantasia o la mitologia. Di pensare che questa è l'unica realtà. Invece, i testi vedici che descrive il mondo spirituale, che descrive i passatempi e le attività del Dio, la persona suprema, qui in questo mondo, che è svolto in questo mondo, quella è la realtà. E gradualmente, più che le ascoltiamo, cominciamo a capire che quella è realtà. Tutte relazioni piene di amore, la vita piena di gioia, vita piena di giochi, come è descritto nel Passatempo di Krishna. Volevo leggere un attimo la descrizione di quando Krishna appare, c'è il motivo, in particolare a quei tempi per cui è stato chiamato per scendere. Perché viene esclusivamente per no, amore verso di noi, anche se noi siamo ingrati, non lo vogliamo credere. Immagina se qualcuno ti diceva: tu non esiste, non mi ricordo come ti chiami? Michele, sì. Michele, ciao Michele. Per me tu non esiste, io non ti vede, non esiste. Come ti sentirai? E continui a vedere, vado a dire agli altri, Michele, ma chi è Michele? Non esiste, è un'illusione, non è mai esistito. O se dicevo a tua moglie, non esiste o è morto? Come ti sentirà se ti diceva se è morto, non esiste? Sentirà malissimo. Queste persone che stanno dicendo così, di Dio, dicono le stesse cose. Loro dicono: Dio non esiste. Come sentirà Dio, che continuamente queste persone dicono che non esiste, che tutto viene da niente? E lui lo stesso è lì a provvedere tutto, a creare il sole, la luce, l'acqua, il cibo, tutto
provvede tutto per tutti, e noi continuiamo a dire che non esiste. Uno benissimo, potrebbe benissimo, allora se io non esisto, anche voi, io vado da un'altra parte e vi lascia, e così scrollo. Subito tutto. Invece, nella sua infinita misericordia, compassione, amore verso di noi, vieni qua in questo mondo. Immagini venire in un mondo dove tutti non ti vogliono bene, non ti vogliono bene, tutti che ti guardano, che non credono che esiste, di venire proprio qua, in mezzo di queste persone che ti ha lasciato, che ti ha ignorato, e questo è l'amore infinito, compassione di Dio. Non ci abbandona mai. Vieni, non solo, vieni qua personalmente e in più rimane, è sempre con noi, il nostro cuore, sempre qui accanto a noi, aspettando che cominciamo a girare verso di Lui per reciprocare con noi. E lo stesso ci mantieni, si provvede tutto. Questa è l'infinita compassione di Krishna. Adesso leggo un attimo proprio le descrizioni di come è cominciato questo fatto che Krishna scende. E come dicevo prima, Prabhupada aveva questa urgenza di scrivere, perché quando Prabhupada è cominciato, è arrivato nell'Occidente, il nostro fondatore e maestro spirituale, Srila Prabhupada, era da solo. La missione nella sua vita era di spiegare, scrivere e produrre e stampare lo Srimad Bhagavatam in particolare, per il beneficio del mondo. Ma arrivato nell'Occidente senza nessun sostegno, senza un soldo, senza assistente, niente, totalmente da solo, senza niente, e aveva tradotto e scritto solo la prima parte di un'opera di, adesso l'hanno messo in 18 volumi, ha scritto solo il primo volume di 18 volumi. Adesso esce di nuovo in italiano, 18 volumi, uscirà fra qualche paio di mesi. E non sapeva se riuscirà, perché aveva 70 anni, arrivato che aveva 70 anni, fatto il suo compleanno di 70 anni sulla nave che l'ha portato qua. Così pensava, ma se no, e lo Srimad Bhagavatam è un'opera che è considerata non diversa di Krishna, perché descrive tutte le coscienze di Krishna, e alla fine viene paragonato al corpo di Krishna, e i primi due canti sui piedi, e poi progredendo gradualmente fino al viso di loto di Krishna, che è il decimo canto, dove viene descritto proprio dal passatempo di Krishna, quando era presente in questo mondo. E pensava, se non riesco ad arrivare al decimo canto, le persone in questo mondo resteranno senza queste conoscenze, questa informazione, che è l'informazione così importante di sapere che il nostro vero casa vero casa è di là, è il mondo spirituale, non è qua. Hare Krishna. Se vuoi venire tutti qua sotto, non so. Ah, sì? Ah, che goccia, ok. Sai quanti Rathyatra, il Festival del Caro, sono andate? E anche la prima Rathyatra, il Festival del Caro, quando ero nuovo in coscienza di Krishna, anche lì è cominciato a piovere un pochettino.
Ma appena abbiamo cominciato a tirare i carri e cominciare il festival, è arrivato Srila Prabhupada e i cieli si sono aperti. Ok, adesso leggo la prima parte. Vieni il giorno, l'avvento di Sri Krishna. Vieni il giorno in cui il mondo si sentì appesantito dalle forze militari troppo potenti di molti sovrani bellicosi, veri e propri esseri demoniaci che prendevano di, pretendevano di appartenere all'ordine reale, proprio come adesso, no? Perfetta descrizione. Politici che fanno finta di essere politici che vogliono bene al popolo. Invece sono persone demoniache che sono lì per loro interesse. Questo turbamento indusse Bhumi, la divinità responsabile della Terra, perché ogni pianeta in questo universo è sempre organizzata di persone, come il nostro pianeta. Ci sono sempre persone che gestiscono con loro intelligenza le cose. E così in ogni pianeta c'è un responsabile per la gestione di ogni pianeta, a recarsi da Brahma per riferirgli le sventure causate di quei sovrani. Assumendo la forma di una mucca, Bhumi si presentò a Brahma con le lacrime agli occhi e con aria sofferente, e singhiozzando per invocare la sua compassione, le raccontò come la terra si trovasse in una condizione precaria, proprio come adesso. Ascoltate le sue parole, Brahma, molto rattristato, decise di recarsi all'oceano di Lati, dove dimora Sri Vishnu, il Signore Supremo. Come diceva qualcuno, mette da parte la ragione e cerca di entrare nel significato, che c'è un oceano di Lati. In realtà esiste oceano di Lati. Perché no? Qualcuno qua può dimostrare che non esiste, può dimostrare con le prove che non esiste. Siete stati e tutti i pianeti nell'universo, avete visto se non esiste, perché sono stati tutti i pianeti dell'universo, l'ho guardato e non c'era uno scena in là. Invece i Veda, la conoscenza trasmessa dall'inizio dell'universo, ci spiega che ci sono altri pianeti con altri ambienti, altri tipi di oceani, altri ambienti. Anche se tu non li credi, non importa. È importante capire l'essenza, la missione del Signore. Dove dimora Sri Vishnu, il Signore Supremo? Tutti i Deva, con Shiva a capo, lo scortarono e Bhumi li seguì. Giunto alle sponde dell'oceano, Brahma pronunciò le parole che dovevano renderli favorevoli a Vishnu, il quale un tempo aveva già salvato il pianeta Terra, prendendo la forma di un cinghiale. Adesso capisco. Immagini persone che non sanno niente, che è la prima volta che leggono, dalla prima pagina, che prende la forma di un cinghiale. Devo dire, mi ricordo una volta, entrato in un luogo per distribuire i libri di Krishna, l'ho dato, è uscita fuori una ragazza che mi diceva, prima parlava con suo ragazzo, e non so, forse mia ragazza sa qualcosa di. E oh sì, no, ce l'ho già questo libro, è molto affascinante, molto interessante. E praticamente lei non aveva il libro, quando andava al dentista o al dottore, ha trovato nella sala d'attesa e mentre aspettava ha cominciato a leggere il libro di Krishna. Poi si vede che ha dovuto andare vari volte, sai che un dentista deve andare varie volte.
è cominciato a leggere, era così felice perché lei non è riuscita a finire tutto il libro nella sala d'attesa dal dentista, e così è arrivato a lei questo il libro di Krishna. Molto contento, così posso vedere come va a finire la storia. Se uno prende così, che è una storia affascinante, una storia incredibile, e gradualmente quando la nostra fede cresce, quando cominciamo la pratica di Bhakti Yoga, realizzeremo che in realtà questo è reale, non è fantasia o una mitologia, ma è realtà. Tra i mantra vedici c'è una speciale preghiera detta Purusha Sukta, che i Deva recitano quando offrono il loro omaggio a Vishnu, la persona suprema. Il Deva responsabile di ogni pianeta può recarsi da Brahma, sovrano dell'universo materiale, ogni qual volta sopraggiunga il caos sul proprio pianeta. E Brahma può avvicinare il Signore non direttamente, bensì restando sulle sponde dell'oceano di latte a Shvetadvipa, un pianeta del nostro universo. Le scritture vediche ci fanno sapere che, come sulla Terra, come questa è la spiegazione degli oceani vari, offerte le preghiere della Purusha Sukta, i Deva non udirono alcuna risposta. Brahma si sedette quindi in meditazione e Vishnu gli trasmise col pensiero un messaggio che egli rivelò poi agli altri Deva. È in questo modo che si trasmette il sapere vedico. Proviene dalla persona suprema. Questo è il modo in cui la conoscenza scende. Vera conoscenza, perfetto, scende dalla dimensione spirituale attraverso il Signore. Trasmette questa conoscenza dalla dimensione spirituale e trasmette nel cuore della prima persona dell'universo, e poi lui trasmette al secondo, poi così riceviamo il frutto maturo, perfetto, la conoscenza perfetta. Non cosa sperimentata con i nostri sensi imperfetti, ma conoscenza che viene direttamente dalla sorgente di tutto, dal Signore Supremo. Proviene dalla persona suprema e il primo a riceverlo è Brahma nel cuore. Brahma è la prima persona, la persona più elevata in questo universo, che ha il compito di gestire la creazione, il movimento della creazione di tutti i pianeti dell'universo. Ma non è Dio, ma è un servitore di Dio, ha questo compito. Questo metodo di trasmissione è spiegato anche all'inizio dello Srimad Bhagavatam. Teni Brahma Hridayah Adi Kavaye. Il sapere spirituale assoluto dei Veda fu rivelato per la prima volta a Brahma nel suo cuore. Anche in questa occasione il messaggio di Vishnu fu compreso soltanto da Brahma, che poi lo trasmise ai Deva perché agissero immediatamente. Ecco il messaggio. Dio, la persona suprema, apparirà presto sulla terra, accompagnato dalle sue potenze supreme ed eccezionali. Fino a quando egli rimarrà sul pianeta, anche i Deva dovranno essere presenti per assisterlo nel portare a termine la sua missione di annientare gli esseri demoniaci, gli Asura, e proteggere i devoti, i Bhakta. Tutti devono nascere subito nella dinastia Yadav, e a suo tempo anche il Signore vi apparirà. E così Krishna appare in questo mondo materiale per questa missione di annientare i miscredenti e salvare i devoti. Specialmente per dimostrare i suoi passatempi perché in realtà Krishna ha i passatempi qui in questo mondo, dove ci sono i miscredenti, così ci sono anche i passatempi dove lui annienta questi miscredenti.
Ma ricordiamo che di Dio è sempre è tutto buono, tutto positivo. Anche quando uccide le persone ottenebrate, loro vengono liberati, sono liberati. Così qualsiasi azione del Signore Supremo è per il bene di tutti. Non è per fare soffrire, no? Solo perché loro creano così tante difficoltà per le persone santi, per i devoti. Vengono annientate dal Signore, ma per loro bene, e poi sono subito liberate, mandate nel mondo spirituale. Così va bene per loro, va bene per tutti. Perché ogni cosa che fa il Signore Supremo è per il bene di tutti, non mai, mai bene per qualcuno e male per qualcun altro, è sempre per il beneficio di tutti. Così. Scusate, questa era la previsione, le istruzioni dal Signore, trasmesse dal Signore, che Lui fra poco apparirà in questo mondo, che tutti gli esseri più elevati nell'universo dovevano assistere, scendere in campo, nascere nella famiglia dove apparirà il Signore, per assistere nella sua missione, sui passatempi. Poi, passando a quando appare veramente, come è successo, e comincia con il matrimonio di Vasudeva e Devaki, perché quando il Signore scende in questo mondo, come tutti noi, qualsiasi persona deve avere una madre e un padre, che il mondo è creato così. E c'è sempre madre, padre e il figlio. Così anche il Signore, quando appare, sceglie due devoti, due persone di fare il servizio di essere suo padre e madre. Non è che lui ha bisogno di un padre e madre per apparire, ma per venire in questo mondo appare sempre con una madre e un padre. E aveva scelta anche per altre vite questa coppia. Vasudev e Devaki. E così il giorno, la storia comincia quando il giorno del loro matrimonio, come solito nella tradizione, dopo il matrimonio, per non fare sentire la sposa, separazione da sua famiglia, il fratello maggiore accompagna con suo caro, perché erano re, persone reali, il suo caro, l'hanno accompagnato Vasudeva e Devaki, la sua sorella e il suo nuovo sposo. E a un certo punto, cosa succede? Sente una voce molto forte dall'alto, una voce dall'alto dicendo: Kamsa, il fratello di Devaki si chiamava Kamsa. Poi c'è tutto. La cosa interessante, ci vuole tanti anni di studio, di ascoltare lo Srimad Bhagavatam, le Mahabharata, queste storie, e comincia a capire che è tutto collegato, tutte le storie sono collegate. Kamsa era una terza nascita di un certo, è tutta un'altra storia dietro la sua personalità, di chi era. Era un grande, in realtà era un devoto, era un devoto nel mondo spirituale, per un passatempo del Signore è venuto a giocare alla parte di grandi persone ottenebrate, proprio cattivissimo. E mentre questa voce diceva: Oh Kamsa, come sei un sciocco, perché tu non lo sai che l'ottavo figlio di tua sorella ti ucciderà. E Kamsa, sentendo questa voce, come un vero materialista cattivo, subito, senza pensare due volte, ha tirato fuori la spada, era pronto di uccidere sua sorella subito, perché pensava solo c'è rischio per me. Non, infatti, le persone demoniache, per i loro beni, per i loro piaceri, possono sacrificare tutta la relazione, perfino
uccide loro padre, madre, se c'è qualche disturbo per loro piacere personale. Così Kamsa era pronto di uccidere sua sorella, perché se era l'ottavo figlio dovrebbe ucciderlo. Vasudev, come nuovo marito, ha cercato di convincere Kamsa di fermare, di non fare questo atto così crudele, così orribile. Speriamo che riesci a fare il fuoco. Speriamo. Ci deve mettere un po' di benzina sul fuoco. Cerca di convincere Kamsa filosoficamente che non siamo questo corpo, tanto non muore, sei eterno, tanto la morte fa parte della vita. Bene, persone ottenebrate come Kamsa non riesce a sentire filosofia, non è convinto di filosofia. Infatti Vasudeva ha provato in tutti i modi, ma non riusciva a convincerlo. Così alla fine è venuta in mente un'idea, ha detto loro, anche se forse il mio ottavo figlio ti ucciderà, io in caso che potrebbe succedere, ti promette che ogni figlio che nasce lo porta a te. Tu puoi fare quello che è necessario. E Kamsa sapeva che Vasudeva era un uomo, le sue parole ai tempi, le parole di una persona valeva tantissimo, e sapeva che potrebbe contare sulle parole di Vasudeva. Così lui si è ritirato questa azione così demoniaca. Ma dopo un po' di tempo nasce il primo figlio e con grande rimorso Vasudev, per mantenere le sue parole, le porta il primo figlio a Kamsa. Ma Kamsa, tanto non è il primo figlio che deve uccidermi, si può tenere il figlio. E chi è entrato nella storia dopo? A questo punto, qualcuno lo sa chi entra nella storia a questo punto? Narada Muni, chi conosce un po' i Veda, il Mahabharata, Srimad Bhagavatam, tutti i Veda, Narada Muni è la personalità, è la seconda persona dopo Brahma, la prima persona dell'universo che trasmette la conoscenza vedica, che ha ricevuto dal suo padre Brahma e diffonde in tutto l'universo. E qual era il suo desiderio? In realtà aveva molto fretta, voleva che il Signore appariva in questo mondo più presto. Così cosa ha fatto Narada Muni? Narada Muni è andato da Kamsa a dire che, guarda, Vasudeva, perché dopo sono nati altri figli, sono arrivati al settimo, e poi sembrava che era un aborto, hanno perso il figlio, che in realtà è stato trasferito misticamente da Krishna, è stato trasferito nel grembo di un'altra moglie di Vasudeva, Rohini, che era in un'altra parte, Vrindavan, protetta. E poi quando era per apparire l'ottavo figlio, che dovrebbe essere Krishna, che dovrebbe uccidere Kamsa, Narada Muni dice: guarda, Vasudev ti sta, forse non l'hai detto un po' prima, Vasudev ti sta imbrogliando, perché l'ottavo figlio ti ucciderà. E così Kamsa ha preso Vasudeva Nevaki e ha messo in galera, ha messo in prigione, e ha messo anche le catene intorno a loro, per essere ancora più cattivo, ma in qualche modo, che mistico, non si capisce,
ogni anno nasceva un bambino, nasceva un figlio, fino che sono arrivate al. E ogni bambino, Kamsa veniva subito a ucciderlo, subito. Appena nato il bambino lo uccideva, in modo più crudele immaginabile. Vogliamo. Sembra che sta aumentando la pioggia. Eh sì, ma in qualche modo sta arrivando qua. Qui si sente. Cerca di stringere un po'. E così, dopo aver ucciso 6 figli di Vasudevi Devaki, quando, come l'ho spiegato prima, quando è arrivato il settimo, è stato salvato, trasferito da Rohini, e poi c'era per arrivare l'ottavo figlio, che era Krishna, che doveva uccidere Kamsa. E Kamsa aveva così tanta paura, perché uno che è attaccato al corpo materiale, pensa di essere corpo materiale, automaticamente vive nella paura. Perché il corpo materiale è temporaneo, è destinato a morire. E noi siamo eterni, vogliamo vivere eternamente e ci troviamo in questa situazione di pensare di essere qualcosa che si sa che è temporaneo. Così c'è. Qual è la conseguenza? È di vivere sempre con la paura, paura di morire. Invece noi non moriamo mai, siamo eterni. Invece Kamsa, essendo un grande materialista, attaccatissimo a tutti i suoi poteri, piaceri, eccetera, aveva, nonostante tutto questo potere, aveva una grande paura, perché se è vero quello che diceva la voce nel cielo, e così aspettava che nascesse questo bambino. E Narada Muni ha detto questo perché così Kamsa ha fatto molte, molte offese e ha fatto soffrire Vasudeva e Devaki, due grandi devoti del Signore. Così l'ha accorciato la vita, ha chiamato. Perché il Signore viene per proteggere i devoti, così c'era più urgenza che veniva a proteggere i suoi devoti. Così Krishna appare. Ma cosa è successo? Cosa succede quando Krishna appare? Appare dal grembo dei Devaki, ma appare non proprio dal grembo dei Devaki, ma appare direttamente nella forma già grande di Vishnu, di Krishna, nella sua forma con 4 braccia. Tutto decorato, vestito, pieno con gioielli, tutto. E poi Devaki, Vasudeva, chiede a Krishna, per favore, nasconditi, se Kamsa ti trova così ti ucciderà, mettiti nella forma di un bambino. E così Krishna si trasforma in un bambino, appena nato, e dà le istruzioni a Vasudeva di portarle a Vrindavan, a Gokula, e scambiare con una nuova figlia nata da Madhya Yashoda a Gokula. E così, ma come posso uscire? E così Krishna, con il suo potere mistico, fa in modo che tutti i guardiani dormivano profondamente, tutti i cancelli aprono, tutte le catene si si staccano e Vasudeva riesce a portare Krishna sulle sponde della Yamuna, dove trova il fiume pieno di onde, e poi a questo punto si apre le acque, riesce a attraversare. E a un certo punto Krishna anche cade nell'acqua. Bambino Krishna cade nell'acqua. Come potevi vedere, perché era di notte, Krishna nasce, come sappiamo, stiamo tutti aspettando mezzanotte, Krishna è apparso a mezzanotte, che era tutto buio, e invece le effulgenze di Krishna, così Vasudeva riusciva a vedere tutto, e attraversava la Yamuna,
e Krishna cade, Krishna bambino, così l'attaccamento, l'amore di Vasudeva verso Krishna è intensificato mille volte che nell'ansietà che ho perso Krishna, così riesce a riprenderlo. Krishna piace giocare così, di nascondere dal suo devoto, così il suo devoto sente intensificare il loro attaccamento per Krishna. E poi riappare. E così è attraversato e è arrivato anche, e Madhya Shoda era, dormiva, è cambiato con la bambina, è riportato indietro la bambina, che dopo Kamsa sente che è nato il bambino, poi viene e cerca di uccidere questo, perché pensa questo lottava, ma Devaki prega, ma guarda, è una bambina, non è un bambino, è femmina, non è maschio, non deve essere ucciso da una femmina. Lui non importa, cerca di ucciderlo, invece questa bambina sale nel cielo e dice a Kamsa, tu non puoi uccidermi, tu l'hai fatto così, non sei destinato, nel senso non succederà. Deve trattare meglio, non deve liberare Vasudeva Devaki. E lui per un attimo ha liberato Vasudeva Devaki e poi e si è pentito, ha chiesto scusa e poi dopo cosa è successo? È tornato con i suoi amici di cattiva compagnia che dicevano no, sicuramente quel bambino l'hanno nascosto da qualche parte, dobbiamo uccidere tutti i bambini nati negli ultimi giorni a tutta la parte. Fate caso che sono notate tante similarità dalla storia nell'Evangelo, nella Bibbia. Loro dicono che i Veda hanno preso da loro, invece noi crediamo che tante di queste storie sono state prese dai Veda, perché sono molto prima della Bibbia e dell'Evangelo. Perché è la stessa storia. Vai a uccidere tutti i bambini nati recentemente. Ma Krishna era nascosto a Vrindavan. E da lì comincia tutta la storia di Krishna a Vrindavan. E volevo leggere alcune qualità di Krishna, perché vi consiglio di prendere, se non avete già, il libro di Krishna, dove viene raccontato tutti i passatempi di Krishna, passatempi meravigliosi, pieno di insegnamenti che possono attrarre la nostra mente, la nostra coscienza, di andare e tornare con Krishna. Krishna possiede 64 qualità, sono state riassunte, in realtà Krishna ha un infinito di qualità, ma è stato da Srila Rupa Goswami messo in 64, condensato in 64 qualità. Volevo leggere alcune di queste qualità. Il primo è la sua riconoscenza o gratitudine. La persona consapevole dei benefici ricevuti da un amico e incapace di dimenticarli è definita riconoscente. Nel Mahabharata Krishna dice: quando mi allontanai da Draupadi, ella mi chiamò Govinda e al suo richiamo contrassi con lei un debito che aumenta gradualmente nel mio cuore. Queste parole di Krishna mostrano fino a che punto lo si può soddisfare semplicemente chiamandolo Krishna Govinda. Questo è molto interessante per noi.
Che noi pensiamo a questo processo è semplice, cantiamo Hare Krishna, ma cosa succede quando cantiamo Hare Krishna? Il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È un'invocazione rivolta al Signore e alla sua energia. Possiamo quindi immaginare quanto Egli si sentirà in debito verso il devoto che lo invoca sempre. Chi canta Hare Krishna, stiamo invocando Krishna e sua energia, Radharani, Radhan Krishna. Krishna sente in debito, solo chiamando il suo nome, Krishna sente un debito eterno verso di noi, di dare la sua misericordia. Semplicemente, il processo è così semplice, semplicemente chiamando, invocando il suo nome, Krishna sente un'infinita gratitudine verso di noi. È così facile dare piacere a Krishna, contentare Krishna. Possiamo quindi immaginare quanto Egli si sentirà in debito verso il devoto che lo invoca sempre. Il Signore non può dimenticare un devoto simile. Questo verso afferma esplicitamente che chiunque invochi Dio attira subito la sua attenzione e ottiene la sua riconoscenza. È molto molto bello. E un'altra qualità simile è la sua compassione. È detto questi testi, il libro di Krishna, Netta della Devozione, lo Srimad Bhagavatam intero, ci fa conoscere chi è Krishna. Perché parliamo sempre di Hare Krishna, che Krishna è Dio, la persona suprema, ma più che lo conosciamo, più saremo desiderosi di conoscere di più, di andare dove vive Lui, di tornare con Lui. E questa è una di sue qualità. Guarda questa qualità di riconoscenza. Per così una cosa così semplice, semplicemente cantare Hare Krishna, Krishna è così misericordioso, ha una riconoscenza, una gratitudine verso di noi. È detto compassionevole chi non riesce a sopportare che qualcuno soffra. Krishna mostrò la sua compassione liberando tutti i re imprigionati da Magadendra. Steso sul suo letto di morte, l'anziano Bhishma gli rivolse alcune preghiere paragonandolo al sole che dissipa le tenebre. Infatti, i prigionieri erano chiusi dentro due prigioni. Ma appena Krishna apparve, l'oscurità lasciò il posto alla luce, come avviene al sorgere del sole. In altre parole, benché Magadendra fosse stato capace di fare prigionieri tanti re, bastò la presenza di Krishna per liberarli tutti. Questo gesto evidenzia la sua profonda compassione verso gli infelici. Krishna rivelò la sua grande compassione anche all'anziano Bhishma, mentre questi giaceva su un letto di frecce che gli trapassavano il corpo. Costretto in quella posizione, Bhishma desiderava ardentemente contemplare il Signore, che apparve allora davanti a lui. Vedendolo in una condizione tanto pietosa, Krishna gli parlò con le lacrime agli occhi. Pianse e per la compassione addirittura dimenticò se stesso, Krishna. Il devoto non offre dunque i suoi omaggi a Dio direttamente, ma alla sua natura compassionevole. Poiché è molto difficile avvicinare il Signore Supremo, il devoto si rivolge alle persone di Radharani, che rappresenta la sua natura compassionevole, e la prega per avere la sua misericordia. Infatti non cantiamo Krishna Krishna, cantiamo Hare Krishna. Hare e Srimati Radharani, l'aspetto compassione, l'espansione di Krishna di compassione. Srimati Radharani è più compassionevole. Se lei raccomanda a Krishna, questo è un bravo devoto, Krishna lo accetta, solo se lei lo raccomanda.
e lei è infinitamente compassionevole. È proprio la è la parte di Krishna di compassione. Avremo un altro. Coscienza. Oh, l'ultimo che volevo leggere è conquistato dall'amore. Conquistato dall'amore. Krishna è grato al suo devoto per l'amore con cui il devoto lo serve e non per il servizio specifico che gli offre. Per quello che Krishna dice, offrimi un fiore, un frutto, un po' di acqua. Tanto è tutto, già tutto sua proprietà. Lui sente solo l'amore e devozione con cui le cose vengono offerte, anche le cose più semplici. Nessuno può veramente servire Krishna in modo completo, perché egli è talmente perfetto e sufficiente in sé da non avere alcun bisogno di essere servito. È piuttosto l'attitudine amorevole del devoto che suscita in lui riconoscenza. E la visita che Sudama Vipra gli fece a Dvarka ne è un bellissimo esempio. In passato Sudama era stato un compagno di scuola di Krishna e poiché era molto povero, sua moglie lo persuase a chiedergli aiuto. Quando Sudama giunse al palazzo di Krishna, questi lo ricevette molto bene e, assistito dalla sua regina, gli lavò i piedi con rispetto dovuto a un brahmana. Poi, ricordando l'affetto che avevano condiviso nell'infanzia, si commosso. Un altro esempio della gratitudine che unisce Krishna al suo devoto si trova nello Srimad Bhagavatam, quando Shukadeva Goswami dice a Maharaj Parikshit: «O re, vedendo il sudore che bagnava la fronte di sua madre, ormai esausta nel tentativo di legarlo con una corda, Krishna si lasciò legare». Perché quando Krishna era piccolo, Yashoda era così infastidita dalle sue birichinate che cercò di legarlo, ma invano, perché la corda non bastava neanche a fare il primo nodo. Pensò quindi di aggiungerne altri pezzi, ma la corda risultava sempre troppo corta. Dopo molti tentativi, avvertì una grande stanchezza e cominciò a sudare. Fu allora che Krishna accettò di lasciarsi legare. Niente può dunque vincolare Krishna eccetto l'amore. Solo la riconoscenza lo lega ai suoi devoti, che hanno per lui un amore estatico. Questo è perché Bhakti Yoga è lo yoga di amore. Ma che amore? L'amore puro, l'amore disinteressato, l'amore solo per dare piacere a Krishna. E Krishna è così attratto da questa amore disinteressato che dai se stesso al devoto, è così compassionevole, così misericordioso, così attratto da non hai bisogno di nient'altro. Lui espande in tante forme esclusivamente per scambiare relazioni amorevoli, non per nessun altro motivo. E così non hai bisogno di niente da nessuno, perché è tutto sua proprietà, già tutto nel suo possesso. L'unica cosa che interessa da noi è il nostro amore. E quando lo offriamo il nostro amore, subito Krishna reciproca con molto di più, molto più amore. E per questo giorno così importante, così speciale, festeggiamo, ricordiamo quanto Krishna è compassionevole e misericordioso di scendere, anche se noi abbiamo detto che lui non esiste, abbiamo dimenticato, abbiamo girato le spalle, siamo allontanati da lui. Lui ci accompagna, poi scende personalmente per cercare di riportarci indietro. E cerchiamo di ringraziare Dio, la persona suprema, e per fare questo, per scendere così, e ringraziare le sue rappresentanti come Srila Prabhupada di aver
portato questa conoscenza, altrimenti non sapevamo niente, non sapevamo di Krishna, che Krishna è Dio, la persona suprema. Ok, adesso chiudo la conferenza e introduco il prossimo programma, che si chiama Nama Yagya. Yagya vuol dire sacrificio, che nella cultura vedica sacrifici erano di solito l'offerta nelle varie sostanze, in particolare ghee, di burro chiarificato, l'essenza della religione offerta nel fuoco, fuoco del sacrificio. Ma in quest'era di Kali, I veri sacrifici del fuoco ai tempi vedici prima del Kali Yuga includeva di offrire non uno scatoletto di ghi, ma di tonnellate di ghi, che non esistono più in questa nostra era. Siamo troppo poveri. Gioielli, oro, tutto offerto nel fuoco. Il fuoco rappresenta la bocca di Dio, la bocca di Vishnu. In questa era è impossibile. Perciò facciamo un piccolo fuoco, ma magari per scaldarsi un po' anche. Ma il vero yagya, il sacrificio, nama yagya, nama, santo nome. Perché in questa era tutti gli altri sacrifici non sono praticabili, non sono possibili. E così Krishna, nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ci ha dato, si chiama il processo per questa era. Vieni come Yuga Avatar per darci il processo, la Yagya per questa era, la Yagya per questa era, il sacrificio per questa era, il canto del Santo Nome, il canto del Santo Nome in gruppo, Samkirtan Yagya. Questo è il vero Yagya, è il Samkirtan Yagya. Così chiediamo tutti di riunirsi, magari venire da tutti i gruppi che stanno parlando, di venire a cantare il Santo Nome, come nostra offerta finale per questa festa a Krishna, di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E così invochiamo la misericordia di Krishna, che è sempre pronto di dare a tutti quanti. E come abbiamo letto, Krishna sente indebitato verso di noi, semplicemente che cantiamo Hare Krishna, e risolve tutti i nostri problemi. Così adesso so che non c'è più il sacerdote per accendere il fuoco. E i devoti che devono venire a cantare, sì. Se venite tutti i devoti, Srila Prabhupada ki jai.